Il guerriero aristocratico era armato in modo molto vistoso. Le armi erano principalmente in bronzo, più raramente in ferro. L'elmo crestato conferiva un aspetto solenne e minaccioso al guerriero. Lo proteggeva lo scudo, circolare o ovale, realizzato in bronzo o legno e cuoio. Gli scudi metallici, forse destinati ad usi più rituali che pratici, erano decorati in modo molto elaborato. La protezione del guerriero poteva essere completata da un pettorale in bronzo. Combatteva prima di tutto con la lancia, fornita di una pesante punta in bronzo o ferro e puntale all'estremità opposta. Ma l'arma più esclusiva ed aristocratica era la spada, riservata a pochi guerrieri di alto rango. Poteva essere in bronzo, come le lunghe spade ad antenne, dette così per la caratteristica impugnatura, o talvolta in ferro, soprattutto del tipo più corto. Per maggiore libertà nei movimenti o per esibire la propria potenza fisica, i guerrieri forse combattevano quasi completamente nudi, come suggeriscono alcune rappresentazioni, tra cui questo bronzetto rinvenuto nei pressi di Reggio Emilia. Il tipo di armamento che abbiamo visto, infatti, è adatto a guerrieri agili e dinamici impegnati in duelli eroici, simili a quelli narrati da Omero. Thank you.
In quel tempo i villaggi erano composti da gruppi di capanne distribuite in maniera irregolare, con ampi spazi liberi di uso comune, destinati alle attività produttive, sociali e rituali. I villaggi erano per lo più posti in posizioni strategiche per lo sfruttamento delle risorse naturali o per il controllo delle vie di comunicazione. In una società ancora priva di centri di potere forti, la conflittualità era probabilmente diffusa e permanente. Era perciò necessario proteggere i villaggi. Poteva essere una semplice palizzata, come documentato a Castelfranco Emilia, o un sistema più complesso, costituito da fossato, terrapieno e palizzata, come nel caso di Bologna. Attorno ai villaggi si trovavano i sepolcreti, quasi a costituire una delimitazione sacrale della sede della comunità. Su una stele rinvenuta a Bologna, nella necropoli di San Vitale, e risalente all'VIII secolo a.C., è rappresentata una capanna con tetto a due spioventi, probabilmente di forma rettangolare. Sappiamo però che spesso erano circolari o ovali, con tetto conico. Le abitazioni venivano realizzate con i materiali più disponibili nel territorio, in maggioranza materiali deperibili, principalmente il legno, impiegato soprattutto per la struttura portante. Le pareti venivano realizzate in graticci di rami intonacati con argilla oppure in mattoni di argilla essiccata. Le fondazioni potevano impiegare pietre e ciotoli o travi di legno, mentre il tetto era coperto con fascine di canne o di paglia di cereali. Le urne cinerarie realizzate in Etruria tirrenica e meridionale spesso riproducono le forme delle abitazioni di questo periodo. Possiamo così immaginare le pareti delle case decorate con gli stessi motivi geometrici delle urne. Anche i tetti potevano essere decorati, sagomando a forma di uccello acquatico le estremità dei pali della copertura.